conosco come grande cantante, showman, uomo di spettacolo, l'abbiamo seguito tutti al Grande Fratello VIP. Io sono assolutamente convinto del fatto che siamo dinanzi a un grandissimo artista. L'arte nasce con il Rinascimento attraverso il mondo. Quindi siamo dinanzi, credi, a un nuovo Rinascimento. Grazie ai Biancantani, noi riusciamo a vedere quello che invece, a rendere visibile l'invisibile, cioè vedere quello che in realtà non si deve guardare un punto. Diceva che è bello che noi nell'arco della rete incontriamo tantissime persone, pochi volti, tante maschere. Poi Biancantani, come tutti gli artisti veri, non so, per l'imago, ci porta tutta una realtà che per molti è strana. Molti rimangono così, stupiti davanti a queste opere, perché sono troppo abituati a vedere quello che con gli occhi normalmente si vede. La mia nascita arriva proprio nel 1975, quando Nanni Ricordi mi propose come pittore e cantautore, e lui disse una cosa: lui aveva inventato la parola cantautore. Mi disse: io dopo aver inventato il cantautore voglio inventare il cantapittore. Tu sarai il mio primo cantapittore. Nel 75 però abbiamo fatto un libro che si chiamava Tu Vogart, che era tutt'altro un fatto vista che riproponeva l'arte dei cinque sensi, senza sapere che poi sarebbe nata la multimedialità. Poi sono arrivati i videoclip e adesso potete vedere là, ci sono dei videoracconti. Io ho scritto un racconto dove dico che sono innamorato di una persona e poi mi sono svegliato una mattina e c'erano 7 miliardi di persone al mondo, tutta la popolazione del mondo, che aveva la stessa faccia di questa persona, e alla fine mi ritrovavo innamorato di 7 miliardi di persone, quindi di tutto il mondo, ed era la stessa cosa, no? E poi alla fine c'è un mio aforisma che dice: in fondo questo sogno viene giustificato dal fatto che tutto l'equivoco nel nostro vivere è il non sapere che siamo comunque 7 miliardi di corpi, ma l'anima è una sola, e quindi quando noi torneremo non so dove, ci sarà.